No, no, i primi no. 10 minuti tremava proprio e stavo così. Non riusciva a dire un cazzo. Diceva solo cose. Ah, sei pakistano. Ah, pakistano. We got you. Ciao ragazzi, benvenuti a un'altra puntata di We Got You. Oggi siamo qui con Tahir e Davide. Bene, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie per essere qui. Come grazie va? A voi. Tutto bene, tutto bene. Bene oggi, bene. Ubriachi, fatti? No, ancora no. Nulla, ancora. Nulla. Sobrissimi. Ci stiamo lunedì lavorando. Sera, quindi. Sì. Blue Monday, ricordiamolo. Blue Monday, è vero. Poi uscirà tra 7 mesi, però. Allora, vero, Blue Monday dell'anno prossimo. La giornata più triste dell'anno. Te sei triste? Beh. Ma io so sempre. Ma infatti, noi è blue life. È sempre Blue Monday. Che dite, come va? Come sta andando questo Mortacci? Tra l'altro il titolo anche, vorrei sapere qualcosa sul titolo. Il titolo, guarda, vorrei avere una bellissima storia. Un aneddoto. Invece, ma è una bruttissima storia ed è mia. No, non è brutta, ma a 14 anni... volevo fare un canale YouTube di gaming di FIFA con un mio amico e ho trovato questo nome. Poi non l'abbiamo più fatto, per fortuna, così il nome l'abbiamo dovuto riutilizzare riciclato. Per una cosa un molto riciclato. Più figa. Sì, sì, riciclaggio ci piace. Sono anni che volevi usarlo e non gliela facevi. L'avevo, no, in realtà l'avevo quasi dimenticato. Poi in un momento di brainstorming di settembre dovevamo trovare un nome. Qual era l'illuminazione? Qual era... ti ricordi qual la data? Le altre opzioni? No, minimamente. Non c'è, non sono dai, mai c'è. C'era Touchy More. Mi ricordo forse che funziona era... meglio al contrario. Sì, forse... Mortacci. Genio. Mortacci, che è Mortacci? No, Mortacci. Era una roba solo sull'essere permalosi comunque. Vero, verissimo. Basta. Che poi la data, visto che la volevi dire, dilla. Certo, no, questo è un podcast. Il nostro podcast è nato l'11 settembre. Madonna. Eccoci qua. Data, data storica, perché uscì Graduation di Kanye West. Assolutamente. Certo, l'unico grande evento dell'11 settembre. Lo ricordiamo per quello. Quando stopparono la Melevisione per l'uscita, l'uscita di Kanye West. E oggi qui Blue Monday è proprio scurissimi voi. Vabbè, quello sempre. Ma quello sempre. Un po' Black cioè, Block. Veramente quello sempre. Un po' Black Block. Stavo a rivedere le miniature tipo l'altra volta. È solo noi vestiti di nero. Sì, ma io mi sa che solo le prime due puntate le ho fatte con la maglietta bianca. Siamo stati cazziati da un designer amico nostro che diceva: non si può guardare quella maglietta bianca, no? Fa un contrasto, no? I luci, no? I colori. Allora vaffanculo, sempre adesso scuro, sono nero. Sempre scuro. Alla faccia della gente mi dà del razzista, ecco. Bravo, un bel messaggio per l'Italia comunque. Inclusività. Sentite, beh, che periodo è che state a lavorare adesso? Dici tu che stai a lavorare adesso. No, no, io sono felicemente disoccupato. E il mio lavoro è il podcaster. Però il lavoro è quando uno pia i soldi, certo. E quindi non è un lavoro. Che non prendiamo soldi, no, però prende davvero tanto tempo. Lo dico io, pensa Tahir cosa dice, visto che fa tutto lui, sono però... vicino al suicidio. Al suicidio. Però no, ci sta. Almeno parlo per me. Mi sta prendendo davvero tanto. Mi piace tantissimo, mi entusiasma. E speriamo di fare almeno altre 4 puntate, ecco. Prima ci cancellino dalla rete. Sì, sì. Già ne abbiamo fatte troppe. Io pensavo che alla quinta ci avrebbero bannato. Ma alla quinta, ma arrivacce. Invece no, invece no. Siamo arrivati a la sedicesima. Aggiungetene un paio, yeah. Così tra un mese. Diciottesima. Così. Alla 57esima puntata di Mortacci. Gli ascoltatori nel 2026. Solo live oggi. Sì, 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 solo live. Te invece stai cotto? Raccontaci un po'. No, io sto cotto, vabbè, vengo da un mesetto molto hardcore di lavori miei. Ho seguito il tour promozionale di Enea, il film di Pietro Castellitto, poi videoclip miei, un po' di cose. Olè. Cocci e vai. Un po' di cose. Lui è da solo. Però ci aveva avvisato, aveva detto: faccio tutto. Fai, io. Faccio tutto io. Pure i danni li fa lui. Come se la ride, guarda. Vabbè, ricominciamo un po', ragazzo. Ci stava so. Di... Ah no, ci stavi raccontando di Enea di Castellitto. Ah no, vabbè, sì, ho seguito appunto molto il promozionale di Enea. So, ho fatto un po' di videoclip, cose che ancora devono uscire.
E poi che cazzo, vabbè, poi il podcast, sì, poi sto a fare una promozione per un film nuovo che esce distribuito, prodotto da Paramount, prodotto mi sa, mi ricordo. Tanto pure questa puntata sarà tutta un bip come quella di un anno fa. Quindi vai tranquillo, no, se poi ti sono la gente mi chiede ma quanto cazzo ha speso per la collana dai. Chi era il rapper? Chi era il rapper che è arrivato ubriaco e fatto? Tutti. De base tutti. Dinne uno è quello. E soprattutto cioè, c'avevi già una trentina d'anni un anno fa. Sì, mo proprio, mo ce l'ho 56. Cioè, c'ho un figlio e aspetto il nipote. Cioè, so, con chi ce l'hai il figlio? Non ce l'ho con te. Ah, è gelosissimo, regà. Lui è veramente geloso. Mamma mia, no, è proprio... toccati da ire. Ma voi come siete conosciuti? Su Tinder. Raccontalo te. Allora, perché lo racconta meglio lui. Sono io la donna della coppia, quindi. No, allora, un anno fa per Sanremo mi aveva chiamato Scomodo per, non so se conoscete la redazione di Scomodo. Vabbè, fatto sta, un bellissimo posto okay, che okay. Saluto. Fatto sta che dovevo commentare live tutte le serate di Sanremo. Okay. E una di queste serate avevo invitato il qui presente Tahir. È vero, mi ricordo le... che ci stanno pure quelli dei shitposting, le derobasiche. Sì, era stata una bella settimana, bella piena. Ecco, quelle cose che abbiamo detto a quella serata, neanche bipparle sarebbe bastato. No, erano davvero grevi, però eravamo entrambi molto modificati. Ti ricordi c'era tipo la giornalista? No. C'era, perché noi stavamo tipo su questo palco, c'era la gente sotto e accanto a noi c'era qualcuno che lavorava là, tra cui questa giornalista che tipo doveva scrivere, immagino, un articolo su questa serata. Ci guardava a noi così e scriveva così. Per poi le cose tremende che dicevamo, cioè... Poi per contestualizzare la serata con Paola Egonu, ospite, ecco. Mm-hmm. Fine. Vabbè, questa cosa l'hai dovuta dire. Fine. Non l'avrei ogni detto volta che saliva dettaglio. Sul palco Paola Egonu, la giornalista ci guardava scandalizzata. E da lì perché poi... dicevamo è molto meglio della Ferragni. Dicevamo semplicemente sì, diciamo esattamente questo. Comunque, era un encomio alla pallavolo. Sicuramente. poi Tahir mi ha invitato a una serata di Kashmir e così è andato l'amore. Ci siamo ritrovati, abbiamo fatto una partita a ping pong. Non ti ricordi? Ping-pong, sì, che c'era il biliardino. C'era il ping pong. Io quella sera ho giocato a ping pong. Voi non capirete. No, questa è terapia di coppia, praticamente. No, perché nessuno... l'altro ieri abbiamo giocato a ping pong. Io ho aperto il culo. Mi ha aperto il culo, ha vinto al quarto vantaggio. Cioè, mi ha aperto il culo. A casa mia avevo si chiama bevuto aprire il culo. 12 gin tonic. Lui si era bevuto una bottiglietta d'acqua. Sì, perché devo guidare. Sì, sì, le scusanti. Sì. Come etilico. Scusante. Poi estate 2023. Abbiamo un pochino. Vabbè, ci siamo beccati un po' a trastevere. Però il podcast è nato per una cosa molto simpatica. Stavo facendo una live su TikTok, prima e ultima che ho fatto, e in bocca da Ir nella live. Facciamo la live insieme che dura 40 secondi. Perché mi bannano? Subito. Ma perché dicevi cose grevi o a buffo? Non lo so, non so, probabile, più che probabile conoscendomi, ma non ho ricordi. Non era per datemi le rose? Ma no, non può essere per quello. Fatto sta che Tahir mi ha scritto su WhatsApp, ammazza, aveva scritto qualcosa tipo, mi aveva scritto speedrun, sì, qualcosa del genere. Sì. E poi io faccio, famo il podcast. Ma così? E lui sì, dai, famo il podcast. Classica conversazione da amici, tipo... Sì. Alle tre di notte, tutto questo, cioè io ero tornato a casa mezzo ciucco. Alla più piccola evenienza di un maschio bianco etero, lui risponderà, famo un podcast. Cioè, in genere, proprio... over 25. Sì, c'è proprio questa necessità. Le donne pensano di fare un figlio, e i maschi certo, pensano di fare un podcast. Ora sto io entrando nella fase figlio, però lui non vuole l'utero in affitto. No. Ci stava il meme, tipo, amici gay che non vogliono dimostrare la propria omosessualità e quindi fanno un podcast. bello. Può essere quella la situazione. No. Scopriamolo.
niente. Lui era incerto perché mi aveva visto che era ubriaco. Quindi il giorno dopo si pente. Ha detto sicuramente esatto. È una cazzata. E invece io ero preso bene, anche perché non ero ubriaco. E quindi ho detto dai, famolo. Bello, presa bene. Sì, e... tu dici che non eri ubriaco, però l'ultimo ricordo che avevo era di te con un calice mai visto così grande in vita mia. Un calice gigante di vino, che era vino bianco. Era spumante, tipo. Vabbè, fatto sta che avevo tutte le ragioni del mondo per pensare che tu fossi ubriaco. Però è andata bene. Ha detto sì. Ha detto sì. I do. E a livello logistico è stato tosto organizzato? Come per esempio lo tutto studio? Tutto. Allora, prima cosa era proprio do cazzo lo famo. Quindi vabbè, lo facciamo alla Rummeria, che è il locale dove io vado sempre a Trastevere. Sopra c'hanno questa saletta bellissima, pare un museo. C'ha tutti questi giocattoli, dischi, vinili, anni, pure come colori, pazzesco. C'ha questa roba molto figa, quindi ho detto, conosco molto bene il proprietario, è uno dei miei amici più cari, gli ho detto, senti, ma possiamo fare sta cosa qua? Solo che io poi lato video non c'avevo problemi comunque. Il problema era lato audio, ho detto, mo che cazzo faccio? Ho chiamato poi, tramite un paio di chiamate, ho conosciuto Luca Leoni, che è il nostro fonico, mm-hmm. insieme a Luigi. Loro presi a bene, abbiamo trovato, diciamo, il nostro team. Subito la quadra col sì, team, sì, certo. Sì. Pazzesco. Però è stato tutto abbastanza veloce, più che veloce in realtà. Sì, sì, c'avevamo anche smania. Sì, vogliamo dire come è andato la prima puntata? Sto cercando di ricordare la prima puntata. Ah, Gemma, sì, è andata malissimo. La prima puntata malissimo. È stata l'unica che abbiamo fatto da soli. E avevamo come tema il cinema. Non ricordo. Lui ovviamente, io venivo comunque da 3 stagioni Kashmir, quindi ero già un po' più preparato. Lui aveva proprio paura della telecamera. Si cioè, addossano i primi, colpe però, i primi 10 minuti. Mi sono autoaddossato colpe. No, no, i primi 10 minuti tremava proprio. E stavo così. Non riusciva a dire un cazzo. Diceva solo cose: ah, sei pakistano. Non è cambiato nulla. Cioè, però almeno non tremo più quando gli do del pakistano. Siamo usciti da i tuoi cavalli di battaglia. Dopo la registrazione, che gli ho detto: questa roba non uscirà mai. È tremenda. Ci siamo rimessi là, abbiamo riscritto un po', siamo rientrati, abbiamo riregistrato sul tema, visto che eravamo troppo noi cacciaroni, okay, in generale, troppo a prenderci per il culo, a scherzare, quindi era facciamolo però con un tema al centro di noi che ci prendiamo per il culo. Cioè, diciamo, la pilota che però ne è uscita non era sul cinema. No, era quella solo che l'abbiamo tipo rigirata, okay. Cioè magari avevamo girato un'ora, poi siamo usciti, abbiamo riscritto, siamo rientrati, abbiamo riregistrato un altri 40 minuti. Vabbè, e poi abbiamo tagliato. Certo. Qualche aiutino, un gin tonic, una cannetta. Sì, no, la canna non ti aiuta in questi casi. Il gin tonic, cioè io sono fisso. Gin tonic serve proprio. A voglia, voglia. Sì, ma anche generale, per far sciogliere l'ospite, secondo me, è fondamentale. Noi all'inizio in realtà l'avevamo presa come un sabato sera alle 2 di notte. Cioè, noi arriviamo qua e prima di iniziare a registrare già siamo ubriachi. Una bottiglia di gin. Sì, forse era troppo. Se io lo faccio mi trovo la Digos sotto casa. Da Gospia. Di Gospia. Però è andata, alla fine è andata bene. Ma voi avete contratto scioltissimo, comunque avete fatto spidoni. No, ma è stata solo la prima. Ma è stata la prima, ma diciamo quei primi 10-15 minuti, perché già al rientro. No, sì, la prima oretta, cioè prima di rimetterci là e scrivere. Però questa, cioè, mi sono, diciamo, autosorpreso. Non pensavo reagissi così, perché avevo già avuto delle esperienze davanti a un pubblico. Vabbè, infatti la prima live non abbiamo avuto nessun problema. Infatti abbiamo fatto pure la puntata live e è andata bene, ci siamo divertiti. Perché ne avete fatte diverse, mi sa, no? Che abbiamo fatta una, ne dovevamo fare due a Schuster, però poi per un'allerta meteo non abbiamo potuto fare. È vero. Esatto, certo, è tutto da buttare fino adesso, non è giusto, mi confermi? Okay. Adesso riniziamo. Ed eccoci qui, Blue Monday. E a livello, quando state con gli ospiti, la vedete anche un po' da fan oppure mo siete sciolti, tranquilli? Guarda, lui è un fanboy de merda. Io? Te agi. Lui è un fanboy. Aspetta, no, mi sto... davvero? Tu sei un fanboy. Di chi?
Non mi ricordo, non lo dico. Tipo De Gianni, tu sei un fanboy. Io ti ho visto proprio, c'avevi cioè, gli occhi a cuoricino. Che non è una cosa negativa, assolutamente. No, ma guarda, dipende, no, guarda, se non ti agiti, occhi... se non ti agiti, la vivi da un po'. Non s'agita, ma non s'agita lui. Non m'agito io. Con Gianni, sì. Ero quantomeno fanboy relativo, ascoltavo la sua musica, non sono mai stato un vero e proprio fanboy di qualcuno se non di Kanye West, però sono entrato in empatia, comunque era una persona, l'ho trovata molto simile a me e ai miei amici e quindi è normale che si crea quella sintonia durante la puntata, che magari non ho avuto con altri ospiti che sentivo un pochino più distanti, però... Non è che si no, vabbè, sì, quello normale. Non è che si è notato pure... troppo, sono bravo a nascondere quando gli ospiti mi stanno sul cazzo. Quello cioè, loro adesso sono sappiate, molto bravi. Adesso chissà chi sarà che magari vedranno questo. No, in realtà nessuno. No, nessuno, se non uno. Io. Prima puntata. La prima puntata c'era quell'ospite. Odiava quando gli davo del Pakistan. Ma voi, ecco, tipo, voi vi hanno mai cagato il cazzo su interrompete l'ospite? E oddio, in realtà io so quello che se ne rende conto. Cioè, le prime puntate dicevo, regà, secondo me lo interrompiamo troppo. Ok. Però loro mi dicevano di no, in realtà. Mi pare. Luigi pure diceva no, secondo me non è vero. Qualcuno ce l'ha detto. Perché a me è una cosa che mi dà proprio fastidio. Quando vedo gli altri podcast, lo noto subito come cosa. Quindi okay. Pure con noi ho detto, dai, cerchiamo di evitare. E quindi noi interrompiamo l'ospite. rispondi veramente, sinceramente. No, non mi sembra. Le prime puntate era molto più però forte. Però sai qual cosa. È il discorso? Però ad esempio... secondo me t'abitui anche. Vedi sì. Che l'ho interrotto, però sti cazzi. Ti abitui a interrompere. Del base sti cazzi. Penso alla seconda puntata. Alla fine con i ragazzi di Chic Posting. Molto caciarona. Era caciarona, ma anche perché erano amici nostri. E quindi si crea quella... Che cazzo io non ho mai visti. Vabbè, allora parlo per no, me. Non ho mai visti. Parlo per me. No, e però quindi si era per... creata una situazione molto da bar. Per il discorso non dice lui prima anche della sintonia, quando c'entri è normale che non stai là a fare un'intervista, stai là, bevi una cosa, chiacchieri, poi dipende dagli argomenti, se gli chiedi la storia della tua vita a un ospite o un conto, quelli Chic Posting era meme sulla Roma, quindi... Esatto, ma secondo me infatti ci sono puntate, ad esempio questa, dove si parla un po' più libera, anche in base agli argomenti che tratti. Certo. Cioè, prima che parlavi delle tue esperienze, uno ti ascolta. Se stai a cazzeggiare su voi che vi state a sposare, cazzo ne so. È normale che sì. Uno non si pone la cosa di non stavamo scherzando, comunque, non stavamo no, scherzando. Lui scherzare lui sul nostro matrimonio. Io ogni giorno penso sempre che lui sia meno ironico. Ogni giorno sono sempre più convinto e dico, forse questo è mezzo serio. Ma mi dà un bacio. Non apriamo questo argomento. Perché è stato da ubriaco. L'unica persona qui che ha chiesto il bacio all'altra persona è Tahir Hussein. Vabbè, ma io da lo faccio da ubriaco, per ride. Sì. È affettuoso. E io ti ho risposto, guarda, ringrazia che non sono ubriaco, se no partiva proprio il limone. E tu avevi paura che poi ti avrei denunciato? No, non sono una donna, non posso. Non puoi denunciare. Io e Luigi invece abbiamo questa cosa, ma Luigi che oggi ci ha dato buca, che è il... Te lo ricordi, Luigi? Sì, del bacio. Barbuto, noi ci baciamo tantissimo. È giustissimo. Ad esempio lui quando si è sposato mi ha detto, tu sei il mio testimone, ma paccato. No, paccato ora no. paccato. Però chiaro, certo. Ma secondo me se, perché no? Cioè, perché mega goliardico, a me fa ridere. Anche perché, poi è bello dirlo, visto che ti danno il razzista, hai detto no? Ma a me danno di tutto e di più. Danno davvero tutto. Più prendo tutto lo spettro delle fobie. Quel discorso che hai fatto a Wigacci è perché sei un omofobo di merda. No, ma in effetti non c'ero neanche io nulla di male. Però capiterà, succederà, mi sa. Un giorno succederà. Invece no. Invece no. Però come la pischella tipo delle medie, mi hai rifiutato e quindi quando avrò il mio glow up e tu vorrai venire da me, ti darò il palo. Quel trauma che ti porti avanti per sempre. Esatto. Vabbè, ricordiamolo, comunque Mortacci più permaloso si vede qui. Sì. Lui e io pure. Era proprio la cosa, era Mortacci vuol dire più permaloso e è stato forse in dubbio chi di noi due fosse il più permaloso per... 7 ore? Dopo 7 ore tu hai già capito, ok, sei tu. Sì, più sì. Finisce qui. Sì. Non pensavo qualcuno mi potesse battere in questo, però...
ce l'hai fatta. E anche di gran lunga. No, di gran lunga. Con te mi contengo. Mi contengo tanto. Perché sei innamorato. No, no, perché abbiamo un podcast. Quindi per forza di cose devo tenere. Come se avessimo un figlio. Ma lo è, lo è, lo è. È bellissimo, continuate a scoprirvi, a flirtare anche. Sì, durante... sì, certo. Sento proprio nell'aria la tensione sessuale. Sì, sì, sì. Tensione sessuale che c'è tra lui e qualsiasi ospite femminile che viene. Infatti io devo fare il simpatico del podcast, lui il bello. Ma che cazzo stai a dire? È proprio così. Quale ospite... Tanto bippiamo, tanto bippiamo. No, no, ma puoi pure non bippare, non... perché ci ho provato con... Che stiamo a scherzare. Cioè, hai provato subito dopo. Ma non durante la puntata. Dai, sono un professionista, cazzo. Non durante la puntata. Non durante un'etica comunque del lavoro io, molto solida. C'è stato. No, 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 non me lo... Perché è troppo vecchia. Questa è, no, questa sarebbe quasi cut. Stavo per dire una cosa che poi era da cut, quindi se volete la racconto, però ma poi sì, va... Raccontala. Ma sì, poi tagliamo tutto. Oh, tagliate. Ma c'è, okay. Te la mando. Ok, va bene, c'era uno scoop, ok. Che non, voi non saprete mai, mi dispiace. Non saprete mai. E... Non ho fatto sesso con... Ancora. Ora penseranno che... Cazzo, un loop. Aiuto. Altro cazzo. No, no, no. Invece ve lo chiede ospite fattibile che sognate di fare? Perché chiaramente Kanye, no, no, West. C'è uno che sembrava fattibile. Lo possiamo dire. Che però alla fine si sono persi un pochino le cose. Siamo andati pure a quella conferenza. Ah, vai, 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 vai. Non lo so, tu sei in contatto con loro? Il sindaco Gualtieri. Cazzo, porco due. Sarebbe stato, sarebbe. Sì, ci aveva invitato, tipo, che cazzo era? Ma tu hai dormito tutto il tempo. Cioè, era un congresso, no, tipo, in cui lui spiegava le cose, il punto della situazione da sindaco, quindi quelli, i progetti futuri, quello che ha fatto nell'anno passato. Ce ne stanno, tipo, bello, noi siamo diverse... entrati... Serie, come cazzo, cioè, era tipo il secondo, tipo, ha fatto, sì, tante, sì, conferenze, sì, fatto, no, ne fa tipo 5 mi sa in tutto il mandato, certo, okay. una l'anno, non mi ricordo come si chiama, però neanche io me lo ricordo, vabbè, io comunque ho dormito tutto il tempo. Ma secondo voi nasce viene figa oppure va attaccare? Secondo me uno di quelli ti attacca il treno. No, 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 perché Mauro, no, la tagliamo. Non la facciamo uscire, no, l'idea era proprio di, che ne so, chiedergli il body count, proprio domande che non c'entrano. Bellissima. Domande da TikTok, però al sindaco Gualtieri, l'ufficio stampa fa tipo, oddio mio, quando siamo finiti? Che poi come ci siamo arrivati? Io avevo fatto un paio di post non contro Gualtieri, per carità, però in cui ironizzavo il suo non uscire, uscire di casa. Ecco, l'avevo descritto come il sindaco Hikikomori, che proprio sta chiuso in cameretta, ecco, sempre su Discord. E... moderatore di Discord. E mi ha scritto un ragazzo che lavora per lui, che si occupa della comunicazione del sindaco, dicendo, oh Davide, io ti seguo, comunque no, lui fa tante cose, lui esce di casa. E da lì io gli avevo scritto, vabbè, chiamalo al podcast. No, tu stavamo a pranzo insieme, tu stai tipo a dire una cazzata. Ah, sì, io ho detto, frate, ma di farlo venire al podcast. Verissimo. Che manco era uscito, tra l'altro. E da lì si è avviata tutta la macchina burocratica, perché non è ovviamente facile. Certo. Mille approvazioni, mille ragazzi. Però... l'ultimo feedback, com'è che si chiama questo podcast? No, l'ultimo feedback che morto ho avuto, sì. Sto pischello mi fa, no, al sindaco gli è piaciuta pure la tua pagina. Io gli ho fatto vedere la pagina. Ma che sei matto? Matto? No! Ma che sei... quel post dove dicevo che anche quello meno greve di fatto mio, esatto. Però chissà in futuro. Ma però non è quello, cioè, quello a cui io avrei, no, ambito, no, però era di quelli più. Dici il tuo sogno più proibito. Non è neanche, ma il mio sogno. No, sogno no, però boh, fattibile. Forse il Noitz. E beh, cazzo, sarebbe, oddio, storica. No, no, anzi no. Tutta la DPG insieme. No, il mio sogno è insieme impossibile. Totti e De Rossi. Beh, no, che... è impossibile, ah. È impossibile, no, fattibile, infatti. Allora solo De, cioè, Rossi. Comunque... dacce tempo, dacce tempo. Secondo me sì, perché no?
È di Ostia, dai, magari. Chi lo sa, chi lo sa. Vabbè, una volta l'avevamo pure beccato. Sì, sì, a Castel Sant'Angelo sta. Ah, sì, non lo so. Un tempo era vicino di casa mio, un tempo. Poi si è trasferito. Una volta l'avevamo beccato e tu me lo vado a vedere. Faccio che cazzo va a fare? In strada, così. Stava tipo a cena, poraccio. Via il podcast. Quando sì, ma l'idea di Totti e De Rossi insieme. Voi tipo che ospite ambite? A parte... Realistico e non. A parte il sogno che avete realizzato stasera. Oggi sera. Bella domanda. Allora, mo... Pure questa, l'hai fatta letteralmente tu. Sì, certo, vero? Certo. Bel complimento a me io stesso. Io vado sul cinema, che ne so, a me tipo Elio Germano mi piacerebbe intervistare. Ok. Sì. Cioè, quello ti stavo per dire che ci abbiamo in ballo Mastrandrea, e quello sarebbe storico proprio, cioè, sarebbe incredibile. E meno fattibile, boh, c'è un po' più sogno. Pure io già c'ho... loro comunque, secondo me, ancora... Ancora stiamo sul sogno, sì, sì. Ancora sì. C'è da lavorare. State scherzando. Eh? State scherzando. Cioè... No, ma secondo me è super easy. Cioè, dipende poi tanto dalla persona. Cioè, tipo Wayne era uno che aveva visto Kashmir, si era spizzato delle puntate e quindi è proprio venuto volentieri. Sì, 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 no, ma a volte anche noi poi diciamo così, poi magari veramente vengono stravolentieri, noi scriviamo così a caso. Sì, 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 ci sta gente proprio super, che poi non lo diresti, però sono super aperti, quindi... Sì. È vero, è vero. No, no, assolutamente. Anzi, cioè, magari ci stanno, che ne so, giornalisti de Sky che ti imboccano, ti dicono certo, famola subito, e invece l'influencer del cavolo che ti dice no, il mio manager mi dice. No. Come il sogno di Brian, qualsiasi attrice porno famosa. Io a lui gli ho proposto di tutto, e ho fatto, senti, allora facciamo Valentina Nappi, Smeraldi, quella, quell'altra. E secondo me basta. Tipo Valentina Nappi c'è in bocca. Io l'ho chiesto, però non mi ha ancora risposto. Vabbè, c'è sta. Perché il problema vero poi è contattarli. Infatti, quello che volevo dire prima, mi ricordo che stavamo registrando, no, quindi, cioè, voi per adesso avete contattato solo quelli che conoscevate, diciamo? Oddio, ma in realtà, tipo, no, cioè, Pratt non lo conoscevamo. No, tanti DM di Instagram, poi magari La Fortuna. Cicalone, pure loro, non conoscevamo. Comunque stavamo nel giro di persone che o conoscevano, quantomeno per sentito dire, o Tahir o me, Ok. Diciamo. No, però direi solo in realtà conoscenze dirette, scusa, dopo le etero basiche che abbiamo fatto. Vabbè, chic post. Vabbè, a volte sono dirette. Dopo le etero basiche. E dove, Luca? Dopo le etero basiche. questa che io devo fare un podcast così. La prima puntata. Io e te. Io. No, una certa è andato molto DM di Instagram. Vabbè, Valentina Vignali. Sì, a Vignali magari, però pure Barengo non lo conoscevamo. E Barengo, per dirti, ci ha detto: regà, vi dovete fare la spunta blu, vi dovete comprare la spunta blu, perché quando scrivete, io ho dovuto proprio dirgli: tu non fai un cazzo tecnicamente in questo podcast, quindi comprati questa cazzo di spunta blu, c'hai molti più follower di me, e poi soprattutto e scrivi alla gente, che è lui che scrive, devo dire, è lui che contatta, lui però che ha fatto post su post prendendo per il culo quelli che si compravano la spunta blu, era devastato perché no dice io lo faccio, però quanto mi costa per il culo, madonna mia. E ci ha provato e non gliel'hanno data perché non c'ha il suo nome e cognome. Devo mettere il mio nome e cognome nella pagina, la mia immagine e profilo. È troppo. Adesso è troppo. Davide Meme. Il mio nome e cognome. Ma siamo fuori di testa. La gente ancora non lo sa, nonostante sia palesissimo. Poi sì, mi chiamo Davide Riccio. Ecco. O anche Ravide Ciccio. Ma la gente. Io sul mio privato mi chiamo Ravide Diccio. Ok, ho invertito semplicemente la prima lettera. No, la gente. Credo che nessuno l'ha capito. Non so se c'è una forma di questo. Tutti Ravide Ciccio, Ravide Eminem. Mi hanno chiamato in un... stavamo tutti messi male, non mi ricordo dove, in una serata techno. Ci sta questo che mi ferma e fa: ma tu sei Ravide Eminem? Era serio? Dice, ma come Ravide Eminem? Cazzo, ti è venuto in mente? Comunque sì, sono lui però. Poi Rapid Man, che comunque me l'accollo. Rapid bello. Man mi specchia in tutto. Quindi va più che bene Rapid Man. Però mi per me sarai tu. Sempre Ravide Ciccio. Pure tu. Io ti ho sempre detto Ravide Ciccio. Pakistano. Poi, poi non lo posso dire. Ravide Ciccio. Fa molto più ride. Fa più ride anche di Ravide Meme a me. Ravide Ciccio.
Sì, ma non è il mio Ciccio nome. Ciccio Ravide. Sì, anche, vabbè, anche Ravide non è il tuo nome, cioè. Vabbè, era un nick, era un nick. Scelto. Vabbè, ma era molto più mistico. Ok. Ti piace rovinare la magia. Vai all'anagrafe e cambia di cognome. Ok, Tahir in arte Tahir. Vabbè, Tahir in arte Tahir. Sentite invece al di là del podcast, tipo nella vita normale così, che vi piace fare weekend? Bere. Vabbè. Cioè tipo sto weekend che avete fatto? No, sto weekend io ho lavorato come un cane, ecco, basta. Io sto weekend non mi ricordo, quindi lui ormai esce solo con me, quindi se io lavoro lui sta sto ammettendo casa. Quello che ho fatto praticamente, visto che non mi ricordo il weekend. Però no, cosa mi piace fare? Ce ne ho un po' di passioni. Mi piace suonare. Ah, ma dai, che sì, cosa? DJ, il triangolo, sarebbe no. Io sono il clarinetto traverso. No, sì, io sono il flauto traverso, cazzo. E poi ma in realtà ultimamente sto tutto all in su sto cavolo di podcast. No, sì, ultimamente stiamo sempre insieme per una cosa appena altra. Siamo costantemente insieme. Poi io comunque una cosa che mi piace fare è scrivere codice. Io sono un programmatore, non lo faccio da tanto, lo ammetto, mea culpa. Perché non ti pagano. Perché, di base, esatto, perché non lavoro più. Finché mi pagano mi piace scrivere codice. Perché prima invece lo facevi per lavoro? Sì, sì, sì. Che facevi? Programmatore, cioè, full stack, Java, backend, frontend, Angular come framework. E hai deciso di accannare, non ti piaceva più oppure... No, non è che non mi piaceva più, però è stata una scelta proprio, ho detto, questo è l'ultimo treno visto anche vista la mia età. Ho detto, vabbè, c'ho 24 anni, se continuo a lavorare... Praticamente ormai sarebbe il percorso da seguire. Uno scala le varie gerarchie in azienda, classica vita comune. Però ho detto no, voglio inseguire i miei sogni. C'ho sta fissa del podcast, okay. Poi è stata una botta di culo assurda trovare, che peccato, trovare dai rubriaco, fracico. Dai rubriaco, sì. Me l'ha mandato proprio Gesù Cristo. Pensa se quel giorno avessi aperto YouTube invece di TikTok, non saremmo qui adesso. Sì. Pensa se mia madre nel 98 ingoiava. Questo mi sembra un po' tumace. Tutte le mie sofferenze. Saluto a mamma. Non so quali sono e i tuoi preferenze. Sì, sicuro, perché lei... La madre è tipo la prima fan, io la adoro, ancora non l'ho conosciuta, però è la prima fan di Mortacci. Vede proprio tutto. Ci fa una recensione della puntata, dice qua sei stai bravi per questo, qua un po' meno per è questo. È la sua preferita, è quella con Pratt. Dall'inizio, perché poi da cannano. Dici? No, mia madre no. Mia madre se n'è vista forse una. Mi ha detto, siete un po' troppo volgari però. Questo e è io ho detto, vabbè, sì. Classico. No, mia madre ormai ci ha messo una pietra sopra, sulle bestemmie, su tutto. Vabbè, non abbiamo mai bestemmiato. No, però sa che io dico. Anche fuori dal podcast, sì, diciamo. Mi segue pure in pagina, quindi capirai, vede tutte le oscenità che scrivo. Non mi riconosce più come figlio, però però è fan. A me piace chiamarla mamma comunque. Sì, sì, comunque. Per abitudine ormai, sì. E la sua puntata preferita è quella con Pratt, che è quella in cui noi stavamo messi peggio, eravamo devastati, e lei fa No, mi sono divertita troppo perché voi sembravate fattissimi. Sembravamo. Devo dirti una cosa. No, beh, diciamo che sembrava veramente. No, che non ci eravamo. Fossimo no, drogati. No, semplicemente venivamo da dormito. Io stavo ubriaco. Però avevo fatto le 5 del mattino a fa serata. Quindi stavo io quella notte invece avevo deciso di non dormire per qualche motivo. Cioè, il mio corpo aveva deciso di non dormire e stavo malissimo. Botta d'insonnio. Come? Pure lui stava cotto. Sì, ci siamo trovati. Meno male. Abbiamo fatto il triangolo. A proposito di suonare il triangolo, ecco. Abbiamo suonato. Invece, che vi state a vedere ultimamente? Io ho bisogno di ispirazione. Netflix, cose. Guarda, io ho annullato Netflix. L'ho disdetto. Perché io c'avevo poi il 4K, che pagavo tipo 18 euro al mese. Al quarto mese, che non mi vedevo niente, proprio niente, ho detto lo annullo. In realtà sto attualmente nel mio loop anime.
Ah, bello. Mi sto che a vedere solo. Ho finito mo Jujutsu Kaisen. Okay. Ho finito la seconda com'è che mi hanno detto che peggiora un po'. Ma di che la seconda è clamorosa. Paura, sempre che si pistano proprio a molto di più, molto di più. Bellissima. Mi sono visto da poco Dottor Stone. Però sono il mio loop anime perché è l'unica roba appunto in questo periodo dove lavoro come un cane. Io non mi riesco a vedere i film perché se mi devo vedere un film me lo devo vedere comunque con un occhio tecnico, sta là a vedermelo bene. E l'unico momento che c'ho è la notte prima di dormire. Solo certo. Che se mi metto un film o mi abbiocco e mi rode il culo, o se no sto sveglio due ore che non posso permettermelo. Quindi mi servono cose da 20 minuti che pure leggeri, che mi addormento, che sti cavoli. Esatto, e la cosa è o ennesimo rewatch di I Met Your Mother o anime. Certo. Senti, però ti sei visto Neamo? Sì, mi sono visto Neamo. In realtà, regà, non me lo so visto. No, nel senso, no. Me lo so visto, ma mi mancano sempre. Ma l'hai sempre consigliato? Mi mancano. Sì, no, vabbè, è clamoroso. Però mi mancano sempre. Clamoroso. Mi mancano 20 visto. Minuti. Pensa se lo vedi. No, 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 l'ho visto, ma mi mancano sempre 20 minuti. Perché gli eventi funzionavano che partiva la proiezione. Circa 20 minuti prima della fine della proiezione arrivava il cast. Quindi io non potevo vedermi poi quei 20 minuti. Mi perdevo quei 20 minuti. Mi sono visto al finale. Io non so che cazzo ora succede. Ora scopriamo che quei 20 minuti sono i peggiori della storia del cinema. Rovinano tutto il film. No, il no, film però il film in realtà senza, cioè per me che io non sono un amante del cinema, tantomeno del cinema italiano, visto un approccio molto tecnico come piace a me. Io non so, uno filosofico che guarda anche la scrittura. A me piace la tecnica, cioè piace la fotografia, i movimenti di camera. Un film pazzesco, penso, un film italiano. È bravo, bravo. Bellissimo, sì sì. Poi ha creato un botto di hype, eh. Io non vedo l'ora di andarla a vedere. Cioè di solito per un film italiano non c'ho tutto sto hype, no? Certo. Invece hanno fatto bene pure la promo, tutto. Perché stavo là facendo le storie. Cioè, so io per questo non gli hanno fatto vedere quei 20 minuti, per questo, così fa pubblicità. Te invece dai, te sa vedere? Ma io ultimamente pure io mi vedo mortacci tutto. No, 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 no. Il loop infinito. Mentre mi faccio le seghe. Masto. Tutti guardi solo Forni Criminali, ostia. No, no. Il loop tutti i giorni a ripetizione. No, perché mi sta sul cazzo il video. Quindi no. No, sto guardando adesso, ma tutte serie zero impegnative, proprio da due episodi prima di andare a dormire, con cannetta in mano, quello, proprio per chiudere la giornata. Ci hai fatto una domanda che io e lui non ci siamo mai fatti tra di noi, tra l'altro. Cioè io non so, tipo, stai scoprendo adesso. Ora mi sto guardando Arrested Development. Ho capito quella che è mezza comica, no? Sì, 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 mezza comica, proprio zero impegnativa, però... Ma l'avete vista quella su Netflix, lo schia, come si chiama, che ti ho detto pure, te l'ho consigliata, lo schiant? No, si chiama Beef in inglese e, oddio, Beef che vuol dire in inglese? Tipo che litigano. Sì, Beef sì, è litigio. Litigio, litigio, una roba, lo slang hip hop è dissing, tipo. Sì, invece sarebbero questi due cinesi, uno maschio e una donna, che litigano perché fanno il botto in macchina. Oddio, mi sa che ho visto delle clip su TikTok, cioè tipo lui che gli piscia sì, in sì, casa. Sì, sì, esatto, è esatto. Quello, è bellissimo. Che lui è quello di Walking Dead e hanno vinto un sacco di premi. Finisce proprio in 4-5 puntate, una roba del genere, mi pare. E devo ridarsi 18 euro a Netflix. Sta su Netflix? Sta su Netflix. Vabbè, pure sponsor del podcast, quindi, quindi dai, diciamo che la vedremo. È figa proprio questa. Comunque me la vedo pure stavolta. Da... A me parli di cinema, parto a 2000, quindi... Ah sì, pure lui è un grande, amante, grande del amante del cinema. Vabbè, tutti e due in realtà. Non è che... No. Solo che a me piace la tecnica almeno. A me piace TikTok film, ma no, ma i film, alla fine i film cult li ho visti credo tutti. Non è vero che non mi piace il cinema, però devo ammettere che è un po' che non vedo un film. Anzi, ho visto recentemente quello, ho visto recentemente quello di Lundini. Ah, io lo devo vedere, quello Castellitto poi, no? Col padre, però. Sì, sì, sì. Pure io devo vedere. Sì, quello mi è piaciuto tanto. E poi ho visto, sì, c'è quello là di Paola Cortellesi, non mi viene il titolo. Ammazza. C'è ancora domani. Roba, no? E quello mi è piaciuto tanto. Ora sono a vedere Il ragazzo e l'airone.
altruissimo. Io me lo voglio vedere, so che cazzo andà. Quindi ce lo andiamo a vedere, è deciso. Andiamo a vedere io e te. Ok. Beh, quello... Cioè, sto scodinzolando io. Stare scodinzolando. Pensavo ti eri offeso perché non ti aveva chiesto l'opinione di se andare o no. No, no, invece no. Invece no, 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 che l'ha invitato. Sono la donna della coppia. Per una volta che propongo io qualcosa. Per una volta che propongo. Finalmente. Siamo sempre a casa tua a non fare nulla. Sempre a Trastevere. È così. Vero. Quindi è tuo quel lampadario bellissimo, sì, delle storie. Sì, 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 quel cazzo di lampadario lo odio. Ma perché è un bacio. Però lo usate tantissimo. Ma in realtà, ecco, questa è una cosa che mi sono accorto. Dobbiamo smetterla di fare contenuti dentro camera mia. Ma perché a una certa la gente penserà che è sempre lo stesso contenuto. Perché è sempre lampadario, poster The Pulp Fiction. Ripresa dal basso. Ripresa dal basso. Ma io dico, ma qual è il problema? Ok, vabbè, allora niente. Ecco, siete riconoscibili. Esatto, esatto, il nostro marchio di fabbrica. Quel lampadario dietro. A me già una volta tipo a Kashmir, con quel lampadario dietro, mi ha detto: ammazza il lampadario, dai, ha fatti i sordi. Il lampadario dei mi nonna, cioè, ereditato. Io pure ce n'ho uno che gira per garage, perché poi è difficile anche trovare. Io lo vorrei proprio demolì, solo che anche solo smontarlo è un dito al culo enorme. Invece da, scusami, te che diciamo pubblichi cose così politicamente scorrette, no? Ok. E, tipo commenti più grevi degli haters. Ti ricordi qualcosa di strano? Qualcosa che ti è rimasto impresso? Siamo nel momento haters. Siamo nel momento, mortacci, momento mortacci. Ma guarda, commenti grevi di tutto e di più. Non mi viene uno preciso. C'è il classico, la classica persona che ti dice, ne so, magari mori se te becco per strada t'ammazzo. E quello è Tahir. Con tutti account falsi. Sì, sì, sì. Però no. Però un account tipo Hair tu sei. E che io leggo Hair ciccio. diciamo che il commento più ricorrente è sto ignorante, sto pezzente, questo de ostia, c'ha la terza media comprata. Diciamolo invece, tu hai fatto il classico, c'hai anche una dialettica che mi fa anche un po' invidia. No, però sì, no, ho fatto il classico, fatto quello il classico, sì, cioè, però la dialettica è quella che è. Vabbè, quando te parte romano, però sì, poi sì, cioè, sì. Non sei un coglione. No, ecco, sì, non sono un coglione, okay. Almeno, sono istruito, quel minimo lo sono, ecco. E quindi mi fa doppiamente ridere quando mi danno dell'ignorante, certo, di merda, ma per me goduria allo stato puro, cioè per me... A me riempie proprio il cuore di gioia. Sembrare ignorante, io me ci sforzo, così la gente ci casca e non lo so. Ti fa ancora più ridere. Quando si scannano sotto i commenti. Sì, 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 bellissimo, bellissimo. Quando vedi quel commento e poi le risposte sono tipo 100 a quel commento, dici, ecco, lì succede qualcosa. Fammi andare altro che Netflix, lì passi così la serata. Con popcorn proprio. Sì, 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 bellissimo. Perché secondo me diciamo, allevati gli haters, c'è troppa gente invece che la pensa proprio come te. Vabbè, te, a voglia, sì, a voglia, super ricondiviso la parte, però... sì, sì, sì. Anche perché non è che sono, le mie idee non sono, diciamo, sono molto populiste. Quindi è normale trovare tanto consenso, soprattutto tra i coetanei e gente dello stesso ambito e contesto, ecco. Certo. Vabbè, anche perché de base ci fai sempre poi dell'ironia, non è che tu dai un pensiero diretto, no, è vero, c'è sempre è vero. L'ironia, quindi c'è pure la gente tipo come me che non mi frega un cazzo di quello che scrivi, ma se mi fa ride dico ah, oh, grande. Me l'hai mai scritto tu? No, ecco, ecco. Quindi alcune sono bellissime. L'altra volta ne ho letta una tipo mi ha lasciato per mettersi con altra cosa, e lui ha scritto tipo vuol dire che è meglio lei di te. Ah sì, sono un po' cattivo, sì. Ma io una volta una mi chiese, ma che dici, devo lasciare il mio ragazzo e tutto? Ma io gli avevo risposto a cazzo, tipo, sì certo, quello è un coglione, ma mica conosco la situazione, nulla. Lei mi scrive dopo 2 mesi, dicendo, io comunque l'ho lasciato, sono andato in terapia per questa cosa, ho sofferto tantissimo, è tutta colpa tua. No! Ci dovevi andare già prima. Ma io gli ho risposto con un vocale, dicendo, te sei proprio una cogliona de merda. Beh, doppiamente l'ho insultata, perché non credo che
una persona dotata di sé non ci arrivi. No, no, beh. Ci arrivi che la mia, certo, una pagina ironica, santo cielo, ma ti pare che tu segui le mie linee guida? Non lo fare, non lo fare. Però a quanto pare sta di tutte le prime. Assurdo, sì, sull'Instagram senza messaggio. Lenti, la mia dalla psicologa. No, c'è sta questo che mi ha consigliato. Eminem, ma mi ha detto di lasciare il mio ragazzo. E la psicologa, ma chi quello? Non sai che ha fatto a me? Mamma mia. Io studio psicologia per colpa sua. No, avevo una vita, dei figli. Beh, auguro che la terapia a questa ragazza possa far molto bene, cioè. Ma sì, glielo auguro. In realtà no, me ne frega, no. Me ne frega nulla in realtà. Non, non campo benissimo. Sia che senza la terapia funzioni, non la conosco, quindi siamo realisti. Non me ne frega un cazzo di te. Stupida credulona. No, a me una cosa simile era successa con uno che tipo al quinto anno di giurisprudenza mi aveva scritto se lasciare l'università. E tu gli hai detto sì. Madonna. Io, no, io non ho fatto manco il liceo. Lo dice alla persona più sbagliata di tutte. Io invece ho detto fai un podcast. Ho detto boh sì, cioè finisci magari, ti manca un anno, poi fai quello che ti pare. Ho detto sì, è una cazzata. A canna, a canna. Quindi vedi, se quella ragazza fosse andata da Tahir oggi avrebbe due figli. E avrei detto, però io credo che se arrivi al punto di chiedere dei consigli a Ravide Meme, c'è qualcosa che non funziona comunque nella relazione, mi dispiace. Sì, sì. O comunque in te, nel tuo cervello. Quindi terapia comunque l'avresti fatta. Il consiglio se potrebbe al 70% essere stato anche giusto il tuo, secondo me. Magari anche 100%. 100%. Giusto, sì, assolutamente. Sì. Anche perché sono tutti bene. Il ragazzo è felice. Lei è in terapia e cerca di migliorarsi. C'è una parte gira l'economia. Siamo tutti felici. Cioè, due su tre ne hai fatti felici. 100%. Sicuramente, sì, sì. Certo. Senti, che dici? Intervista doppia? Vogliamo passare all'intervista doppia. Vai, ragazzi. Detto, salutiamo i ragazzi. Vi lasciamo subito dopo l'intervista doppia. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Allora ragazzi, ci siamo? Siamo pronti? Vamos. Yes. Nome? Tahir. Davide. Soprannome? Tahir. Ravide. Saluta il tuo amico podcaster. Dillo. Ciao. 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 Qua bipperanno loro. Insulta il tuo amico podcaster. Ciao. Ti amo. Non fai un cazzo. Vero. La cosa più buffa che hai rubato? Un motorino. Un motorino. Categoria porno preferita? Bionde. Tettone. La cosa meno virile che fai abitualmente? Un podcast. Un podcast. La cosa più imbarazzante che hai fatto da ubriaco? Non la ricordo, ma tante. Sesso. La cosa più schifosa e antigenica che fai spesso? Sesso. Mangiarmi le unghie. Quali aspetti della tua vita vuoi che non cambino mai? Tutti, amo la mia vita. La voglia di finire la mia vita. Qual è quella cosa che ti fa incazzare da morire quando te la dicono? Che sono un permaloso, reagisco da permaloso. Nulla, in realtà niente. Manda un messaggio ai tuoi haters. Morite. No, no, vi amo. Guarda, vi compro e metto sul comodino. L'investimento più stupido, strano che hai fatto con i tuoi soldi? Un essere umano l'ho investito. No, 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 no. Per favore. Serietà, verità. Questo è TV Verité. Un MacBook che mi è durato 2 mesi. Un Daytona Resell nel 2021. Chi conosce questo mondo sa. La cazzata più greve che hai fatto al lavoro? Svenire in un furgone dopo essermi bevuto quasi 2 bottiglie di gin intero in un'ora e mezza. A Kashmir. A Kashmir, sì, sì, sì. Durante uno spettacolo. Stare ubriaco, fracico e poi scappare prima della fine dello spettacolo. Nulla, io sono sempre impeccabile sul lavoro. Che non hai, sul lavoro che non hai. Che non... That's the meme. Non dormire al podcast quando abbiamo fatto la puntata. Non dormire. Paranoia a letto mentre vi addormentate. C'è qualcuno in casa, mi alzo, prendo il mio coltello che lui conosce e vado in giro a controllare le finestre. Ho lasciato la porta di casa aperta. Cosa non vi piace dei vostri genitori? Che uno dei miei è pakistano. Mia mamma è croata.
però mio padre è napoletano, quindi siamo proprio sotto che mio padre è napoletano. Siamo solo razzisti, quindi. Cosa cambieresti di Mortacci? Il co-host. L'organizzazione. Cosa ti aspetti da Mortacci? Soldi. Soldi. Che ospite desideri che venga a Mortacci? Kanye West. Kanye West. Chi ti vuoi scopare ultimamente? Sto per ridere. Kanye West. La mia ex. La mia ex. È vero. Uguale. Sì, sì. Tutti e due uguali. Altre. Altre. Salutate gli amici di Mortacci e di We Got You. Ciao belli miei. Ciao amici.